Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei rispondere a un tag che è stato ideato da Sontina F e si intitola Cosa non può mancare. È un tag che mi è piaciuto molto e quindi ho deciso di rispondere. Sono 6 domande, è abbastanza breve e partiamo subito con la prima domanda. Cosa non può mancare nella tua borsa? Nella mia borsa non possono mancare i fazzoletti, quindi un pacchetto di fazzoletti. Lo spazzolino da denti, quello da viaggio piccolino, perché se io sono fuori casa e mi ritrovo per qualche motivo a dover mangiare qualche cosa, poi voglio subito lavarmi i denti, quindi quello non può mai mancare nella mia borsa. Non può mancare uno specchietto piccolino da borsa, perché insomma non si sa mai dovessi ritoccarmi il trucco per qualsiasi motivo. Non possono mancare i miei occhiali per il vento, perché io ho un problema di irritabilità agli occhi, quindi appena c'è vento e nella mia città c'è spesso, cominciano a lacrimarmi, quindi io mi devo mettere questi occhiali, che sono anche degli occhiali un po' assurdi, se vogliamo, perché sono grossi, hanno le barrette laterali, però quelli io li devo portare con me perché se si alza il vento è finita, quindi quelli non possono mancare. Non può mancare una penna, perché comunque mi capita qualche volta di dover scrivere qualche cosa, quindi sicuramente non può mancare la penna. E poi non può mancare la patente. Anche se io esco senza la macchina, comunque mi voglio portare dietro la patente, perché non si sa mai, non si sa mai se si incontra qualcuno con la macchina che mi dà un passaggio, poi per qualche motivo magari devo prendere io la guida. Insomma, la patente è una cosa che voglio sempre avere dietro. Così anche come i documenti, quindi non possono mancare i documenti, la carta d'identità, il tesserino sanitario, insomma, sono tutte cose che nella mia borsa non possono mancare. Poi andiamo avanti con la seconda domanda. Cosa non può mancare sul tuo comodino? Sicuramente un orologio o una sveglia che abbia l'orologio digitale. Una luce, quindi l'abat-jour piuttosto che una lampada, però insomma devo poter accendere la luce senza dovermi alzare e andare dall'interruttore a muro, quindi voglio tenere una luce sul comodino. Poi non può mancare un pacchetto di fazzoletti, perché comunque ho notato che quando mi dimentico di mettere i fazzoletti sul comodino, puntualmente durante la notte starnuto e mi devo soffiare il naso e non ho i fazzoletti, quindi quelli non possono mancare sul comodino. E il libro, un libro, perché comunque prima di addormentarmi magari mi fa piacere leggermi un paio di pagine di un libro, quindi il libro. Poi terza domanda. Cosa non può mancare nel tuo frigorifero? Dunque, la frutta che io conservo in frigo perché dura più a lungo, la verdura perché comunque la mangio pranzo e cena tutti i giorni, quindi la verdura. Non può mancare il limone perché io utilizzo molto il limone perché faccio spesso il pesce, quindi sul pesce ci metto un pochino di limone e non può mancare comunque anche il limone sulla carne perché quando mi faccio la carne ai ferri molto spesso ci metto qualche goccia di limone sopra. Le uova perché le utilizzo tantissimo quando cucino, sia se faccio torte salate o torte dolci, comunque utilizzo le uova e voglio sempre averle in frigo. E poi, anche se è un alimento che io non consumo perché non mi piace, però il mio compagno sì, quindi comunque non può mancare nel nostro frigo, è il latte. Direi queste cose. Cosa non può mancare nel tuo telefono? Ecco, questa è una domanda difficilissima perché io utilizzo il telefono pochissimo. Lo utilizzo se qualcuno mi chiama e quindi rispondo, oppure se devo telefonare io a qualcuno piuttosto che mandare un messaggio a qualcuno. Però al di là di queste cose, io non sono una persona che utilizza tanto il telefono, a livello di app, di comunque strumenti che possono essere utilizzati per, fare qualche cosa di particolare. Quindi, utilizzando il telefono proprio per la funzione che ha, ossia comunicare e basta, io in realtà, non ci sono particolari cose che tengo sul telefono. Quindi, se devo dire qualcosa che non può mancare, sicuramente sono i contatti in rubrica dei miei familiari e del mio compagno. Poi, diciamo che vi posso dire quello che io tengo sul telefono, quindi
Io tengo WhatsApp perché comunque anche quello è un modo per comunicare, magari con i miei parenti, con i miei amici, quindi comunque WhatsApp. E poi spesso utilizzo per pagare il posteggio nella mia città un servizio, diciamo, che permette di pagare il posteggio utilizzando il cellulare. E quindi quello non può mancare perché se vado in giro in macchina ho bisogno di posteggiare e non ho gli spiccioli, devo usare questo tipo di sistema e quindi quello nel mio telefono non può mancare. E queste diciamo che sono le cose principali che io utilizzo e che tengo nel telefono. Poi, cosa non può mancare nella tua agenda o rubrica? Un calendario piccolino che tengo sempre nell'agenda. I miei recapiti, perché comunque se per caso dovessi perdere l'agenda, vorrei appunto, qualora qualcuno la ritrovasse, vorrei che mi venisse restituita e quindi io tengo sempre l'indirizzo mail e il numero di telefono sull'agenda qualora appunto dovesse servire. Non può mancare una scaletta del mio canale YouTube, quindi una scaletta che riguardi l'organizzazione dei video che voglio fare, quelli che magari ho già fatto ma che ancora non ho editato, quelli che sono in caricamento, quelli che ho programmato, insomma tutte queste cose che riguardano il canale. E non può mancare tutta quella serie di accessori che servono per decorare l'agenda, perché io comunque decoro l'agenda, quindi metto magari degli adesivi, metto qualche cosa un po', insomma, di carino, quindi tutti questi accessori nella mia agenda non possono mancare. Poi, ultima domanda, cosa non può mancare sulla tua tavola? Sulla mia tavola, non può mancare la frutta. Perché io pranzo e cena mangio sempre la frutta e a volte la mangio anche a colazione. Se magari non ho voglia di farmi il cappuccino classico con i biscotti, magari mangio un frutto. È già capitato più di una volta, quindi la frutta. Non può mancare la verdura, perché è un'altra cosa che io mangio pranzo e cena tutti i giorni sempre. Poi, non può mancare. Ecco, l'acqua, sicuramente l'acqua, perché io non riuscirei mai a mangiare un pasto senza bere acqua. Poi, essendo una persona che non mangia la pasta, perché a me la pasta non piace, vado a sostituirla con pane, grissini o cracker. Quindi questi non possono mancare sulla mia tavola perché comunque altrimenti non potrei assumere carboidrati. Quindi sicuramente io pranzo e cena metto dei grissini o dei cracker o del pane, insomma, a seconda di cosa ho voglia quel giorno lì, però sicuramente questo. Poi diciamo che tutto il resto, se manca, lo sostituisco, trovo delle alternative. Però queste cose che ho nominato sono quelle che comunque a me fa piacere trovare sulla mia tavola. L'ultima domanda è: tagga chi vuoi. Siete tutti taggati come sempre. Chiunque voglia rispondere a questo tag è liberissimo di farlo, ovviamente. Mi fermo con questo video, vi do appuntamento alla prossima, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.